Buongiorno ragazze e ragazzi, nuovissimo video, buon inizio settimana, come state? Spero tutto bene. Io stamattina sono caduta dal letto perché la signorina Valeria mi ha svegliato alle ore 6:30, quindi già ho iniziato a fare tantissime cose e quindi ho detto adesso sono operativa anche con i video perché sabato alcuni di voi, diciamo chattando, mi hanno scritto se questa settimana potevo mostrare una soluzione per lucidare, togliere il calcare ed eliminare i residui di acqua dall'acciaio. E dato che non ho mai fatto un video dedicato di questo tipo, a parte gli shorts, quindi adesso prepareremo una miscela semplicissima che darà di nuovo vita ai nostri rubinetti, lavandini, addirittura io lo passerò anche sui porta asciugamani, perché quando uno si asciuga le mani cadono delle goccioline e rimangono sempre quelle goccioline che mi danno molto fastidio. Perciò prepariamo la miscela e iniziamo a pulire. Allora, questi sono gli ingredienti per preparare la nostra miscela. Dovete avere uno spruzzino e aggiungere circa 200 ml di acqua tiepida. Poi aggiungiamo mezzo bicchiere di aceto di alcol e spremiamo il succo di un limone. Ed ecco qua, la nostra miscela è pronta, basta spruzzarla su tutte le superfici in acciaio, lasciare agire un minuto e risciacquare. Vedrete che vi tornerà tutto splendente, il calcare si scioglie, i residui di acqua si tolgono e tornerà bello lucente. Allora ragazzi, io devo dare una pulita qui al lavandino della cucina e vedete che qui ci sono i soliti residui di acqua anche qui un pochino intorno al rubinetto. Vi faccio vedere, spruzzo la miscela in questo modo, bene bene dappertutto. Possiamo anche abbondare, perfetto. Lascio agire un minuto, dopodiché passo velocemente una spugna. Guardate come si tolgono i residui di acqua e si scioglie il calcare, cioè è fantastica questa miscela. E poi la lucentezza che dona, cioè la lucentezza è veramente spettacolare. Spettacolare, ragazze, cioè veramente. Poi risciacquate, cioè già da così noterete che l'acciaio si è lucidato in una maniera pazzesca. Guardate il rubinetto, cioè guardate il rubinetto, spettacolare, meraviglioso. Asciughiamo, poi adesso andiamo a pulire anche i rubinetti del bagno. Vi faccio vedere anche altre cose che tornano tutte ben pulite e lucenti. Guardate ragazze che lucentezza, spettacolare, guardate il rubinetto come brilla. Allora ragazze, siamo in bagno, vedete il rubinetto ha tutte goccioline
di acqua, non so se notate comunque, e anche il lavabo ha delle goccioline residui di acqua, quindi io spruzzo dappertutto la miscela. Lascio agire un minuto, passo la spugna e risciacquo. Guardate ragazze la ceramica quanto è lucida e non ha più residui di acqua. Guardate il rubinetto com'è lucidissimo. Non so se riuscite a vedere. È fantastico. Adesso passiamo al portasciugamani. Guardate quante goccioline ci sono. Io spruzzo la miscela, lascio agire qualche secondo. Guardate come si sono tolte le goccioline, è tornato perfetto. Passare anche qui, vedete, alla vasca ci sono residui di calcare, anche qui sul rubinetto, vedete, ci sono tutte goccioline di acqua, vedete? Quindi io spruzzo dappertutto. Lascio agire qualche minuto, passo una spugna e risciacquo. Splendente, ragazze, tutto splendente. Che lucentezza, cioè il calcare, i residui di acqua si tolgono alla perfezione e viene tutto lucido. Avete visto quanto è stato semplice preparare questa miscela e che risultato straordinario dà? Provatela ragazzi, perché tutto l'acciaio che avete in casa, quindi alcuni di voi mi hanno scritto che anche hanno parti della cucina in acciaio, vi tornerà tutto ben pulito e brillante, quindi ci potete pulire tutto ciò che è acciaio ovunque lo abbiate. Niente, detto questo, se avete altre richieste scrivetele nei commenti e io comunque proseguirò anche a registrare altri contenuti di mia iniziativa e sulla base delle vostre richieste. Ci vediamo molto presto con un nuovo video, lasciatemi un like per sostenermi, iscrivetevi al canale, chi mi vuole seguire anche su Instagram e TikTok, vi trova come FedericaSweet02. Un bacione, a presto!